chiamo Giulio Di Meo, e sono di origine campane e da 15 anni che mi occupo di fotografia sociale. Per fotografia sociale intendo una fotografia che non si limita solo ad utilizzare il potere visuale delle immagini per raccontare delle storie, piccole, grandi, che siano vicine o lontane, ma cercare anche di concretizzare il suo agire. E per me concretizzare significa il fatto di, attraverso le fotografie, grazie a delle immagini, realizzare qualcosa di concreto. E ogni mio progetto personale è impostato su queste basi. E quindi non solo il limitarsi con le fotografie a raccontare delle storie, come in questo caso la storia di tanti villaggi contadini che soffrono un po' le prepotenze di una multinazionale, ma anche quella poi di provare a fare qualcosa di concreto. In questo caso abbiamo sostenuto con le vendite del libro, con le vendite delle fotografie, una compagnia teatrale che è legata alla rete Giustizia Nostrios, che significa binari di giustizia, e che attraverso è costituita da un gruppo di ragazzi che attraverso il teatro cercano di portare, di coscientizzare i contadini, cercano di coscientizzare le persone che vivono nelle periferie delle città impattate da questa vicenda. Sono più di 10 anni che collaboro col Movimento Senterra. Il Movimento Senterra è il movimento sociale più grande del Latino America, sono più di 2 milioni di persone coinvolte e, in poche parole, lottano per la riforma agraria, quindi per la redistribuzione delle terre ai contadini. In uno dei miei viaggi nel nord-est, nel Maragnao, con l'MST del Maragnao, ho incontrato Padre Dario. Padre Dario è un comboniano che vive in Brasile da ormai quasi 10 anni e nella zona di Aceilândia, quindi al confine, verso il confine tra il Maragnao e il Pará, e che ha dato vita, è stato uno dei promotori di questa rete di associazioni che si chiama Giustizia Nostrios. E praticamente loro cercano di coinvolgere i contadini, coinvolgere le persone che vivono in oltre 100 villaggi che sono interessati dalla presenza di questa multinazionale che si occupa di estrazione mineraria, di estrazione di ferro nello specifico in questo caso, e cercano di portare i loro diritti, cercano di spiegare loro quali sono i loro diritti e quindi li affiancano in questo percorso anche di formazione. Dopo aver conosciuto appunto Padre Dario, mi aveva invitato l'anno successivo a tornare proprio per cercare di conoscere più da vicino questa vicenda, queste vicende, e sono tornato giù con un gruppo di ragazzi italiani, perché io una volta all'anno, in collaborazione con l'ARCI e con l'ARCS, propongo un campo di lavoro, un workshop di fotografia dove appunto arrivano dei ragazzi italiani a conoscere, anche attraverso l'utilizzo della fotografia, la realtà contadina del Brasile, e in questo caso specifico siamo andati un pochino a conoscere le vicende legate alla valle. Sì, tutto il mio lavoro, insomma, da 10 anni a questa parte, è proprio quello di provare a raccontare un Brasile diverso, al di fuori dagli stereotipi che possono essere la spiaggia, il carnevale appunto, e il pallone, il dio pallone. E io sono molto legato al Brasile rurale, che poi è la maggior parte, no, della storia del Brasile, e sono molto legato appunto al Movimento Senterra e ai contadini. Con questa storia qua, quello che abbiamo cercato di raccontare, più che i disastri provocati dalla presenza di questa grande multinazionale che si occupa di estrazione mineraria e con tutte le conseguenze che poi determina, dall'inquinamento ambientale, lo sfruttamento sul lavoro, i danni sociali. Pensate che ogni giorno vengono movimentati, diciamo così, in maniera grezza, di ferro per circa 60 milioni di dollari al giorno viene spostato, quando la maggior parte delle migliaia, centinaia di migliaia di persone che vivono in questi territori impattati, che poi sono compresi in due stati, che sono il Maranhão e il Pará, vivono con pochi dollari al giorno, quindi a loro non resta nulla delle ricchezze della propria terra.
A me dicevo più del far vedere questi disastri, interessava invece far vedere la dignità, far vedere il quotidiano delle persone che vivono in queste centinaia di villaggi contadini. E quello che ho cercato di raccontare attraverso le immagini, appunto, è relativo al loro vivere quotidiano, alla vita di tutti i giorni. E per me, per esempio, anche questa è una foto molto rappresentativa, che almeno per me significa tanto. E, insomma, eravamo arrivati in questo villaggio, questo era un accampamento che aveva poche settimane di vita, e si vede anche, insomma, dalla precarietà della casa, della struttura. E, insomma, eravamo lì da 2 giorni e ero capitato in questa capanna all'ora di pranzo, quindi subito ero stato invitato, ho mangiato con loro, poi era tornato il signore che lavorava nei campi a tagliare la canna, a cortare la canna, che, insomma, è un lavoro molto pesante. E mi aveva colpito il fatto proprio della scena della figlia di questa bambina che giocava con questo Deplian, dove si pubblicizzava questo quartiere nuovo in costruzione per ricchi, chiaramente, per personaggiati, con tutti i comfort, la sicurezza, eccetera eccetera. E il fatto di come il papà non guardava preoccupato o con timore, ma anche con affetto questa bambina, e chissà che cosa si chiedeva il papà, no, sul futuro che poteva offrire alla sua bambina, sapendo che poi la maggior parte di queste persone lottano appunto per costruirsi un futuro migliore, per garantire un'istruzione ai propri figli, per garantire una vita che abbia un minimo di dignità. E questa è una parte del Brasile, la differenza, no? Che c'è in uno stato grande come il Brasile, dove pochi hanno tanto e molti hanno poco. A me quello che interessa, e poi è il Brasile che amo, è quello proprio fatto dai contadini, è quello fatto da chi ha poco ma lotta per costruirsi un futuro migliore. Insomma, sono molto contento della mostra qui a Trento, grazie all'invito che mi è stato fatto dall'Associazione del Gioco degli Specchi. E mi ha fatto anche molto piacere il fatto che ieri l'inaugurazione, la visita guidata, è stata molto partecipata. Insomma, ho potuto notare un grande interesse anche legati a questi temi, per quanto riguarda il Brasile, per quanto riguarda il problema ambientale e, insomma, le vicende trattate poi in questa storia. E ancora di più mi piace il legame che c'è in parte tra i Senterra e il Trentino, perché João Pedro Stedile, che insomma, è uno dei leader, anche se non ama essere considerato un leader, ha proprio origine trentina. E, insomma, da diverso tempo che anche con i Senterra parliamo di organizzare qualcosa proprio nel paese che ha dato i natali ai genitori di João Pedro.